Con una ripresa perfetta e letale, la Virtus Nettuno di Ranieri riprende sbaraglia l'Aerone Ardea, staccandola in classifica di 3 punti e lanciandosi in scia di Atletico Lariano e Junior Portuense. L'inizio però è tutto di marca ardeatina e già al 5° minuto arriva la prima minaccia in area nettunense con Zanobi che non premia l'ottima iniziativa di Nardi sulla destra. Ancora Zanobi che sente il piede caldo 10 minuti dopo. Il tiro non è resistibile ma trema del signore che allontana con le buone. Virtus Nettuno che non sta a guardare, con Pezzulla prova a spezzare la supremazia bianco-blu. Buono lo spunto per l'esterno ospite, mira però da rivedere. Si muovono bene gli uomini di Romagnuolo e a pochi minuti dalla mezz'ora orchestrano un'azione corale perfetta con Zanobi che imbuca profondo Renzaglia che brucia il campo e a tu per tu con il portiere bacia il palo e fa 1-0. L'Airone cavalca il momento e stavolta è Marrocco a caricare a salve dal limite, ma il suo destro finisce di poco a lato. Nel finale di frazione il Nettuno inizia il forcing, ma è un superlativo Leggio a negare prima a Dell'Aguzzo e poi a Pezzulla il pareggio, mentre ancora Dell'Aguzzo, su situazione di calcio d'angolo, spreca tutto non inquadrando lo specchio. Si rifarà nella ripresa il numero 10 di Ranieri, insieme ai compagni, che aggrediscono da subito la partita, costringendo la difensiva all'Airone. Picozzo scappa bene sulla sinistra, arriva sul fondo e trova la testa di Tulli, che incorna fuori da ottima posizione. I giallo-blu premono e trovano il pareggio. Fa tutto Dell'Aguzzo, che elude Marrocco, ubriaca Nardi, entra in area e apparecchia per l'esterno di Pezzulla, che gonfia la rete e riapre la partita. I ragazzi di Romagnuolo sembrano rimasti negli spogliatoi e complice l'infortunio di Capitan Draisci, la Virtus affonda ancora al colpo. Petruolo alza la testa e sventaglia dalla difesa per Dell'Aguzzo, che stoppa e supera Leggio con la rete del vantaggio. I padroni di casa sembrano riprendersi al 65esimo quando Marrocco serve Zanobi, che ci prova di collo, troppo centrale la conclusione. C'è troppa Virtus però per l'Airone e al 73esimo il neoentrato Pellegrini spara dal limite trovando Leggio disattento. Dell'Aguzzo si avventa sul pallone, mette a sedere il portiere e realizza il più facile dei gol. Doppietta per il talentuoso centravanti che non si ferma e a tempo scaduto si porta a casa il pallone della partita, ancora una volta finalizzando con freddezza una caparbia azione personale. Crolla sotto i colpi della Virtus la squadra ardeatina, che dura solo un tempo fisicamente e mentalmente, recriminando forse per qualche indisponibilità di troppo. Sorride invece Ranieri, che archivia subito la brutta sconfitta con il Frascati, guardando ora all'importante sfida di domenica prossima contro la Junior Portuense.